tutti da Giovanni Pollastri, Real Team TV, Globus TV, Marta e Marco Ferradini. È un onore, sei una parte della storia della musica italiana e ti dico subito una cosa, il piacere di ascoltare l'album nuovo mi ha subito fatto capire che la tua voglia di fare musica è rimasta tale nei vari anni in cui tu hai scritto, prodotto e così via. La freschezza dei brani, la freschezza, oltre al marchio di fabbrica che è la voce, ovviamente, che rimane fantastica, però la cosa che mi ha colpito di più, il tuo rapporto con la tua musica. Beh, guarda, hai detto una cosa molto carina, ti ringrazio, perché penso tu abbia azzeccato, cioè io sono un artigiano, cioè mi considero uno che scrive non perché qualcuno gli dice che deve farlo, non ho nessuno dietro che mi spinge e mi costringe, scrivo le cose che vedo, che percepisco, le realtà che vivo, e quindi ho sempre fatto questo da sempre, tutte le mie canzoni sono pezzi di vita vissuta, mi domando. E anche questo brano, in questo album praticamente ci sono 13 canzoni e sono 13 momenti miei proprio vissuti fino in fondo, e io ho puntato molto sui testi questa volta, perché molto spesso nelle canzoni hai i tempi prefissati, un po' stretti, invece finalmente mi sono liberato da questi tempi e ho dato spazio anche alle parole, e anche perché con le parole riesci a essere anche più sostanzioso. Penso che c'è un brano che si chiama sai che cosa c'è di 8 minuti, io non potevo fare di meno, non potevo tranciarla, devo dire delle cose. E ho fatto una cosa proprio cantautorale, ti dirò di più, ammetto di essere stato negli anni 80 mentre lo facevo, ho voluto proprio farmi un regalo e suonare, cantare come se fossi in quegli anni lì, cioè con una massima spontaneità. E però vedo che piace molto questa cosa, perché forse siamo un po' delusi dal mondo musicale attuale, e forse questo tuffo nel mondo passato non lo consideriamo veramente passato, ecco, secondo me è così. Bene, bene. Senti, ma siamo qua in compagnia di Marta. Marta è il futuro. Marta, come Ferradini, Marco Ferradini. Marta Ferradini, sì. Come ti trovi quindi in una situazione, insomma, con un papà di tanta arte, e come ti trovi? Beh, come mi trovo? In che senso? Perché è una domanda ampia, cioè domanda, ci sono tante sfumature. Come ti trovi a lavorare? Ah, ok. Come ti trovi artisticamente? Hai una voce stupenda, grazie, che grazie. Si può sentire all'interno del disco, ci sono 4 brani che cantate insieme. No, lavorare so, ti trovi bene, ti trovi in imbarazzo quasi, non lo so. No, vabbè, imbarazzo, se avessi l'imbarazzo con mio papà sarebbe un problema, cioè ci sarebbero dei problemi sotto, no, assolutamente no, anzi è sempre un piacere lavorare con papà, anche perché è molto bello poter condividere una passione con un genitore, che poi è stato lui a passarmela, però neanche tanto, nel senso che comunque io ho fatto prima il mio percorso tradizionale di studi e poi a età già abbastanza, cioè a 20 anni ho deciso che voglio fare la cantautrice, quindi non è stato proprio per emulazione, sicuramente c'è stato con la voce che hai, un seme, devo dire che un comunque seme. Tutto sommato sì, questa vociola in realtà non è così sbagliata. Ma no, il problema mio strada, è che da piccolina, quando avevo 5-6 anni, cioè tutti i bambini avevano le voci bianche e io avevo già questa voce e tutti mi guardavano così, dicevo ma chi è che parla? Sono io. No, quindi una bellissima voce, già prima ascoltando le prove, insomma, dal vivo, rende tantissimo, insomma, è bellissimo vedervi, ascoltarvi e fare musica insieme, c'è una bellissima sintonia, si nota. No, litighiamo anche, intendiamoci, però fa tutto in funzione del raggiungimento di uno scopo, cioè quello di essere sul palco, di creare delle belle cose, delle belle situazioni e
si spera sempre di emozionare il pubblico, perché alla fine è sempre quello che conta, no? Arrivare al pubblico, arrivare al cuore delle persone. E adesso lei sta facendo, fra l'altro, gli sto dando una mano per un nuovo lavoro suo, il primo album. È uscito con due singoli e basta, ma adesso stiamo lavorando seriamente a questo progetto che ci vedrà, pensiamo in primavera di poterlo far uscire, quindi siamo presi tra i concerti, perché siamo sempre insieme a lavorare, e poi questo lo scrivere le canzoni, quindi diciamo che è bellissimo, siamo veramente quindi contenti. Pronta per la prossima intervista, volentierissimo. Spero di avere buone notizie, insomma. Senti, L'uva e il vino, l'uva questo il titolo vino. Raccontaci come è nato il disco. Certo, allora la doppia valenza dell'uva e il vino è che nel disco c'è una fotografia mia di quando ero un ragazzotto ed era a Londra, mi ricordo tutto sbarbato, con i capelli rigorosamente lunghi come il solito. Il look non è cambiato molto. Non è cambiato molto. Ma io credo che niente sia cambiato. La voce, lo spirito, il look, cioè mi sembra, anche se io non c'ero a quell'epoca, il modo di scrivere foto è sempre al top. La freschezza che dicevo prima, cioè il tempo proprio. E allora c'è questa doppia valenza, dalla parte c'è. L'uva e questa fotografia mia da giovane, e poi la copertina invece è il vino, perché si vede che sono attuale con le mie belle rughe, i miei capelli un po' mezzi bianchi, quello che è. Però all'interno dell'album c'è un brano che si chiama L'uva e il vino, che la protagonista è una donna, è un po' vedere Teorema da un'altra angolazione, perché parte da quel presupposto lì, no? Vedere come siamo fatti, le nostre contraddizioni. E questa ragazza ha molte contraddizioni, perché dice: io vorrei un uomo dolce, moderno, non violento, non arrogante, un uomo che abbia un'idea di futuro, un uomo che mi stupisca portandomi dei fiori, mi porti a ballare, sono un uomo così fantastico, purtroppo non ce ne sono di uomini così, se lo trovassi lo sposerei subito. E tutti propongono, dice: guarda, quell'uomo sono io. Lei ti guarda e dice: è vero, sei fantastico, ma non ti potrei mai amare. E questa è la verità. E io da questa verità, vissuta anche sulla mia pelle, ho scritto questa canzone, L'uva e il vino. Fantastico. Quindi è un'altra Teorema bis, la vendetta, però da un'altra angolazione. E ricordiamo a tutti quanti che Teorema rimane proprio un evergreen della musica italiana e fa ancora piacere a tutti ascoltarlo, rimane sempre attuale. Non invecchia mai, perché siamo sempre uguali noi, anche noi. Questa è la cosa fantastica. Siamo sempre uguali. Comunque è una canzone vera, Teorema è una canzone vera, ed è stata apprezzata specialmente dalle donne, perché hanno detto: ci hai scoperto, hai fatto una fotografia esatta di come siamo. E in effetti non è una canzone contro l'uomo, nemmeno contro le donne, è una canzone d'amore, che dice delle cose sincere, molto sincere. È una canzone che fa sempre un po', tra virgolette, discutere. Senso, chi prende una parte, chi prende l'altra, no? È meglio muoversi così o è meglio muoversi così? Eterno dilemma. Il dilemma è che non abbiamo ancora imparato a sapere come siamo e come dobbiamo comportarci. E siamo sempre in bilico, magari andiamo sulla Luna, abbiamo tecnologie avanzatissime. Ma va bene, dai, sì, da un certo punto però di noi vista conosciamo ben poco, per fortuna, perché ci lascia sempre in questa vaghezza che se fosse tutto è vita, no, mamma mia, saremmo quadrato, ma non saremmo, non solo, ma non saremmo neanche italiani, insomma. Cioè, meno male che gli italiani siano un po' fatti così, un po'. Nell'album c'è anche un brano che si intitola Via Padova, e mi ha colpito in particolar modo. Stiamo parlando della mitica Via Padova di Milano. Poi sai che adesso c'è la storia di Nolo, of Loreto, è diventato The Place to Be. North of Loreto, no, quello lo conoscevo, non lo conosco bene. Triangolo tra ci tengono ad essere lì. Quindi un brano dedicato a Via Padova. Ma guarda, questo brano qui l'avevo scritto qualche anno fa ed era dedicato alla Via Padova degli anni '80, quando comperai una casa lì, la mia prima casa,
appartamentino, e conobbi la mia attuale compagna, Caterina, e per me è cambiato completamente il mondo, perché via Padova è diventata il luogo proprio, come dicevamo prima, il place to be, no? Cioè, e da lì è partita tutta, e lì ho avuto anche successo, perché è uscito nell'81 il mio disco, quindi gli anni 80, la donna giusta e tutti insieme, poi è nata lei, basta, cioè, io direi che allora, ho suonato una sviolinata pazzesca. E via Padova per me rimane quella, poi naturalmente è cambiata, adesso non è più la stessa cosa, forse qualche sbaglio è stato fatto sicuramente, perché hanno concentrato lì tutta una serie di problematiche che non andavano concentrate lì, per non dare anche, per fare stare bene tutti, ecco, non si può mettere tutto lì, e poi il centro bello strafigo e tutti belli, certo, ricchi i signori, e poi tanti poveretti la lasciamo lì là, cioè, ecco, questo concetto non mi appartiene. Però io, da buon artista quale sono, viaggio molto spesso con i sentimenti, e quindi via Padova la vedo sempre quella che era prima. Che era, beh, magari prima, ultimamente con questa cosa, sì, di Nolo, però diciamo che ti posso dire, cioè, ci abito lì quando sono nato. Ah, sì. È riuscita alla fine la gente, poi fondamentalmente, perché una situazione la crea la gente, persone, la popolazione, a volte non bisogna aspettare, opinione mia, per forza, politici che ti risolvono quel determinato problema. Anzi, quelli creano problemi. Cioè, tutta questa cosa che tu dicevi, appunto, che si è creata in via Padova, alla fine la popolazione, diciamo, di via Padova, cioè a nord-est di Milano, sì, sì, comunque ha dato una risposta, ne è venuta fuori bene, c'è, cioè, un ottimo, ricordiamo che via Padova a Milano è uno dei posti più multietnici in assoluto. Assolutamente. Ed è anche un, mi ha fatto molto piacere vedere che nella tracklist c'era un brano dedicato a via Padova, oltre, ho pensato che ovviamente ci fossi legato, ma anche perché in effetti rappresenta quel tipo di, tra virgolette, soluzione a cui bisogna andare incontro, cioè questa, certo, multietnicità, certo, e Milano, certo, insomma, certo, è uno dei posti, beh, sai, principali. Io sono nato a Como e a 8 anni sono venuto a vivere a Milano, e per fortuna, voglio dire, la cosa che è successa a me, per fortuna c'era Milano, per fortuna c'era Milano per altre persone. Io vi ringrazio tantissimo, vi lascio andare a prepararvi per questo bellissimo spettacolo. Oltretutto siamo al Ciucciù di Milano, che è un nuovo locale di Iacchetti, sì, e un nuovo locale dedicato quindi alla musica, esatto, abbiamo ospiti di questo calibro, così come ci sono spettacoli vari dedicati al cabaret, per cui un in bocca al lupo a Iacchetti e al Ciucciù, e un grande in bocca al lupo a voi, grazie mille per continuare a fare ottima musica, perché è la cosa di cui abbiamo sempre tutti bisogno. Grazie mille, Marta. Grazie a voi. Sappiamo già che prima o poi facciamo l'intervista anche per il tuo disco. Esatto. Grazie a tutti, grazie Marco, grazie Marta. Giovanni Pollastri, Real Team TV, Globus TV. Ciao. Ciao, grazie.